I tifosi dello Scandale aspettano, ma ormai da quasi 15 minuti la gara è sospesa. L'arbitro si è rintanato negli spogliatoi intorno al 28esimo dalla ripresa, dopo un tentativo di invasione di un tifoso dello Scandale, dopo che lui aveva espulso due giocatori della squadra di casa. C'era stato, proprio nel punto che sto inquadrando, un'uscita del portiere che aveva forse toccato la palla fuori area. L'arbitro aveva fischiato la punizione, qualche giocatore dello Scandale ha protestato, c'è stata la prima espulsione, le proteste sono continuate, l'arbitro Nicolò di Reggio Calabria ha alzato un secondo cartellino rosso verso